Ogni tanto mi soffermo a guardare mia moglie senza farmi vedere. È così agitata. Da quando quella mattina Charlotte è partita all'improvviso, è turbata terribilmente. Non riesce a dormire. Dice che è colpa sua se se n'è andata via e non riesce a perdonarselo. Stai per uscire? Sì, vado all'ufficio postale. Devo ritirare dei libri. Victor, ti dispiacerebbe imbucarmi questa lettera? No, figurati. È per Charlotte. La puoi leggere se vuoi. Io vado da Elena, scusami. Cara mamma, so di averti fatto soffrire molto. Ho preteso troppo da te, senza darti niente in cambio. Non ho fatto che tormentarti con un vecchio odio che non ha più ragione di esistere. Ho sbagliato tutto, è vero. E vorrei tanto che tu mi perdonassi. Chissà se la mia lettera ti arriverà, mamma, questo non lo so. E non so se la leggerai e comunque... credo sia troppo tardi. Ma voglio sperare che serva al nostro amore. Perché è doloroso riconoscere i propri errori. Al di là di ogni cosa esiste la pietà. E la comprensione. Forse è ancora possibile curare le nostre ferite. Vivere ciò che resta e volerci bene. Io non farò più niente che possa cancellarti dalla mia vita. Ho ancora fiducia. Non mi arrenderò, anche se è troppo tardi. Non credo sia troppo tardi. Non può essere troppo tardi.